Sottosegretario Legnino, ogni volta che viene all'Aquila la domanda è sempre la stessa. Fondi per la ricostruzione. Noi adesso proseguiamo con l'attribuzione delle risorse. Nei prossimi giorni porteremo al CIPE l'assegnazione delle ulteriori risorse disponibili. Oggi avremo un incontro con INAIL per mettere a fuoco insieme al sindaco Cialente la possibilità di utilizzo delle risorse che INAIL ha nella disponibilità da tempo, che non ancora vengono utilizzate, e parallelamente stiamo lavorando sulla soluzione più stabile per la prosecuzione. Non molliamo, siamo fermi, determinati. Tanto per questo continuiamo a richiedere, ecco, allarghiamo lo sguardo, insomma, l'Europa, tanto per cambiare, ci chiede nuovi sacrifici. Ma guardi, io voglio interpretare in positivo queste raccomandazioni, così si chiamano, dell'Europa. Innanzitutto il piano nazionale delle riforme del governo è stato ampiamente apprezzato e anzi vi è un incoraggiamento ad andare avanti a concretizzare questo piano. In secondo luogo non vi è una contestazione su presunte violazioni, ma vi è una condivisione anche del quadro di finanza pubblica complessivo, vi è una sollecitazione ad accelerare sulla discesa del debito, ma questo già era contenuto nel DEF, negli atti di programmazione economica del governo, e se sarà possibile è interesse anche del governo italiano andare in questa direzione. Ma cambierà la politica economica europea alla luce della nuova tornata elettorale, anche di una oggettiva crescita o comunque di presa di peso specifico dei cosiddetti euroscettici, eurocritici? Credo sia evidente a tutti, dopo ciò che è accaduto in questi anni con una politica di austerità a senso unico e dopo le recenti elezioni, le luci e le ombre di questa competizione elettorale, che la politica economica e di bilancio europea deve cambiare. Al centro deve tornare, come è noto, la ripresa, la crescita, il lavoro, come il nostro governo, il Presidente del Consiglio ripete quotidianamente. Il ruolo dell'Italia e del semestre di presidenza italiano sarà molto importante. Soluzione Eurobond? Questo lo si vedrà nel contesto adesso l'importante delle negoziazioni, adesso l'importante è far partire il treno della riforma, del cambiamento delle politiche di bilancio europee.